Eccoci qua in un altro video. Allora, questo sarà un video un po' particolare, nel senso che nei miei precedenti video, seppur pochi, ho sempre parlato di bellezza. Questa volta qui è più un video di chiacchiere, di pensieri in realtà. O meglio, ovviamente, essendo una persona appassionata di questo mondo, bellezza, make-up, cura della pelle, mi piace sperimentare prodotti nuovi e perché no? Ho provato, come penso tante persone, tante ragazze che a cui piace, a cui affascina questo mondo, ho provato a contattare appunto delle aziende chiedendo se anche a ragazze come me che hanno appena aperto un canale, che hanno magari poche persone che ancora li conoscono, se avessero piacere o comunque la possibilità di instaurare una collaborazione. Ovviamente qua non stiamo parlando di collaborazioni retribuite, cose del genere, per l'amor di Dio, figuriamoci. Stiamo parlando semplicemente di invio di qualche prodotto per chiacchierarne magari con le persone che hanno qualche minuto da spendere per vedere appunto un video o per conoscere un prodotto nuovo o semplicemente per valutare magari delle recensioni prima di acquistare questo prodotto. Devo dire che ho scritto a tantissime, tantissime aziende e non solo italiane, eh? Anche a grandissimi marchi che possono essere francesi, americani. Devo dire che ho trovato, vabbè, molta educazione nella risposta, soprattutto in grandi brand francesi. Per quanto riguarda quelli italiani, in pochi hanno risposto. In pochi hanno risposto, quelli che appunto mi hanno risposto, devo dire sempre molto educatamente, mi hanno detto che hanno già collaborazioni instaurate con altre persone che quindi al momento non sono alla ricerca di altre persone, però sicuramente fa sempre piacere avere delle persone che vogliono conoscere i loro prodotti o il loro marchio e devo dire che come ragionamento lo trovo assolutamente logico. Premetto che non ci sono rimasta male perché comunque me ne rendo conto, però c'è stato un brand che mi ha risposto. Ovviamente tutto ciò via email, mi ha risposto dicendo che al momento appunto non avevano in mente o comunque non c'erano delle possibilità per instaurare delle collaborazioni, ma non si escludevano per il futuro assolutamente che le persone, le ragazze o i ragazzi che collaborano con loro sono persone che magari sono già clienti, che lo trovo assolutamente giustissimo, più che lecito, in modo che appunto già conoscano i prodotti, conoscano già la loro storia, quindi assolutamente un discorso valido, che comunque seguano il marchio sui loro social. Anche qui posso essere d'accordo, diciamo così. Il resto appunto della risposta mi ha lasciato un attimino pensare perché adesso vi spiego. Mi hanno detto che comunque oltre a tutte queste caratteristiche qua, comunque la persona doveva avere un certo seguito, un certo numero di click, di commenti, insomma una certa rete di seguito non indifferente. E voi mi direte: beh, però effettivamente è logico da parte di un'azienda puntare su una persona già molto conosciuta con tante visualizzazioni, con tante persone che commentano e tutto, ci sta come logica di marketing.
Però allo stesso tempo io mi dico, non si dice che internet, i social, la rete possono essere il lavoro del futuro? Non si dice che internet, che il web guarda oltre quello che guarderebbe un classico datore di lavoro, dove io posso andare a fare tranquillamente un colloquio magari domani, nel guardare magari le mie precedenti esperienze. Non a caso io nelle mail, credo quasi a tutti, o comunque con chi ho avuto possibilità di interagire, ho detto che sicuramente sarebbero molto apprezzati dei brand che sappiano dare fiducia a ragazze o ragazzi che intraprendono ora o hanno intrapreso da poco questo genere di come possiamo chiedere, di passione barra attività, chiamiamo così. E invece mi è stato appunto risposto così, quindi puntare molto sulla persona molto commerciale. E io mi dico, sì, è vero, questo è un discorso logico, ma allora perché chiamiamo i social o chiamiamo YouTube piuttosto che il web in generale il lavoro del futuro? Non è vero, è semplicemente a questo punto semplicemente un'apparenza. Perché se tu vai a catalogare le persone in questo modo, bisogna guardare oltre, perché non è detto che la persona, l'influencer del momento, con tantissime visualizzazioni, con tantissimi commenti, in passato può aver ricevuto una risposta del genere. E magari gli stessi brand che all'epoca hanno risposto così o in una maniera simile, adesso cercano di contattarle o comunque sono loro a chiedere una collaborazione. Allora io mi dico, perché non cercare di vedere oltre, almeno in questo mondo che è sì virtuale, ma in realtà non lo è, non lo è più, perché comunque qui si creano rapporti, si creano, perché no, anche dei lavori. Quante persone tuttora lavorano e riescono a vivere con il mondo del web? Quindi quello che io voglio dire, sicuramente non ci sono rimasta male, non me ne faccio una malattia assolutamente, le cose importanti sono altre, un lavoro che mi piace e tutto. Sono anche abbastanza grande da poter capire queste cose e farmele scivolare, però allo stesso tempo sarebbe bello poter dare fiducia, come in un mondo reale di lavoro, dare fiducia a persone nuove. Persone che ti posso, che magari possono, che hanno magari un potenziale, che sicuramente rientrano nella categoria dei tuoi prodotti. È palese che se io amo il beauty e sul mio canale o sul mio Instagram faccio dei post o dei video sul beauty, non potrò mai fare la collaborazione con qualcuno che vende cacciaviti. Questo mi sembra ovvio, quindi cerchiamo di dare fiducia alle persone e a farle emergere e non soltanto puntare sul facile, perché così, insomma, è troppo semplice e sarebbe appunto anche bello dichiarare il web come il lavoro del futuro, comportandosi in una maniera diversa da come purtroppo il lavoro è interpretato nella realtà. E niente, quindi questo era tra virgolette la mia esperienza barra sfogo per quanto riguarda le richieste o le candidature che ho fatto per le collaborazioni. Però senza dubbio questo non significa che mi spaventa nel chiedere in futuro delle altre o che non rimarrò delusa se dovessi ricevere una porta in faccia, perché per l'amor di Dio, tutti noi ne abbiamo ricevute di porte in faccia, soprattutto nel mondo del lavoro.
Niente, detto questo, io non so se voi avete avuto delle esperienze simili, o se magari non ci avete mai provato, appunto per paura di un no. Magari se volete, potete scrivermi, possiamo confrontarci su questo. Potrebbe essere, insomma, sicuramente una chiacchierata costruttiva. E niente, volevo semplicemente esporvi la mia. In sintesi, la mia esperienza in merito e niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!